Meccanica o manuale? È la sfida proposta dall'appuntamento invernale di Vite in Campo, la manifestazione dedicata al mondo della viticoltura, pensata e organizzata dal Condifesa di Treviso, Belluno e Vicenza. Potatura significa predisporre la pianta già da subito, la rotativa, perché se facciamo una buona predisposizione della pianta, una buona distribuzione della parete, dell'armonia della vegetativa della pianta, facciamo in modo che già la pianta da subito si protegga dalle eventuali infestazioni. Basta la partecipazione degli imprenditori vitivinicoli tra i vigneti di Gene Agricola nella tenuta Sant'Anna di Loncon, tutti attenti agli interventi degli esperti del settore come il professor Cesare Intrieri, punto di riferimento mondiale per la potatura meccanica. Ho cominciato praticamente dopo il 1970 e abbiamo continuato e praticamente abbiamo fatto all'Università di Bologna, con l'aiuto degli artigiani locali, le primissime macchine, la prima macchina vendemmiatrice a scotimento verticale per il GDC, abbiamo fatto la prima macchina a barre. Perché deve rovinare le piante? Anzi, ci sono delle condizioni in cui con la potatura meccanica si migliorano le condizioni sanitarie delle stesse piante, perché la potatura meccanica fa sempre un taglio che non è mai un taglio alla base, non è mai un taglio molto grosso, ma va a lavorare sul legno più giovane, per cui le ferite sono anche più piccole, c'è ancora minore infezione e questo è un fatto ormai assodato. Di certo la potatura meccanica è economicamente molto più conveniente di quella manuale. Basti pensare che si passa dalle 180 ore ettaro per la seconda alle 40 con le macchine. Di fatto le dimostrazioni hanno confermato come la via di mezzo sia quella preferita dai viticoltori. Nel momento in cui o siamo in collina per cui le macchine non possono entrare o comunque abbiamo una coltivazione di pregio e nel momento in cui abbiamo per esempio un'azienda di contenute dimensioni, poi ancora la potatura manuale la fa da padrone. Viceversa, nel momento in cui entriamo su aziende di certe dimensioni, pensare alla forma di meccanizzazione diventa d'obbligo. Una giornata importante dove ogni imprenditore della vite ha compreso il giusto intervento e il giusto investimento per la propria azienda. Soddisfazione dal Condifesa che da semplice consorzio antigrandine si conferma sempre più punto di riferimento per gli agricoltori trevigiani, bellunesi e vicentini. Abbiamo trovato tanta voglia di crescere, di innovare, di cambiare anche alcuni concetti che esistono, diciamo, nella testa dei nostri viticoltori, e quindi per noi questo è un momento importante, portare l'innovazione ma portarla in campo, non teoria ma pratica, a vedere come funzionano le tecniche innovative e anche come migliorare le tecniche tradizionali.